Astrabilia, speciale oroscopo 2015. Franca, ce l'abbiamo quasi fatta, anche perché ci sono gli ultimi tre segni che aspettano di sapere quale sarà intanto, il loro destino. Intanto buon anno a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, che siano o meno del Capricorno, e buon anno in particolare a questo punto al Capricorno. Infatti. Visto che ci occuperemo di lui, di lei, di loro. Auguriamo innanzitutto a tutti quelli che ci stanno ascoltando e anche guardando su Radio Norba Television, non lo so, magari un po' ricitrato qualcosa per riuscire a districarsi da questo momento difficile e complicato della digestione, visto che insomma oramai ci abbiamo dato dentro in tutti questi giorni. Come sarà il 2015 per il Capricorno, che è un segno anche un po' particolare? Com'è secondo te? Secondo me è un po' cocciuto, è un po' introspettivo, è un po' non lo so. È uno dei segni più ambiziosi dello zodiaco. Può essere anche un carro armato, nel senso che quando c'ha un obiettivo minimo, medio, massimo, non guarda in faccia a nessuno, può passare quasi sopra chiunque. Però è anche un segno che quando si assume responsabilità è un segno di cui ci si può assolutamente fidare, e questo è molto importante. È un segno che stenta a far venire fuori il cuore e l'anima, fa venire fuori molto la testa, una testa che funziona benissimo, ha dei neuroni scintillanti. E però poi magari sta corazza è proprio una corazza difensiva, bisogna andare lì, bussare più volte, alla fine lui butta la treccia come Raperonzolo e alla fine ci si può così arrampicare ed entrare in questa torre in cui a volte loro si rinchiudono. Allora, per il Capricorno della prima decade è un anno di risveglio emozionale, perché c'è il pieno sestile di Nettuno che può portare al Capricorno la curiosità di interessarsi a cose nuove, che non siano la matematica e l'ingegneria, per esempio, o la falegnameria, l'uncinetto, che sia qualcosa che rimette in moto non solo la mente ma anche il cuore, le emozioni, la creatività, perché poi esiste anche il Capricorno creativo, mica solo i pesci sono creativi o solo la bilancia e l'acquario, anche il Capricorno può esserlo, e questo è un anno bello da questo punto di vista. I mesi migliori saranno decisamente quelli tra agosto e settembre, quando arriva il trigono di Giove, che può portare una bella occasione, ma soprattutto porta leggerezza, edonismo, capacità di godersi la vita, una capacità che a volte il Capricorno un po' si nega perché mette il lavoro davanti a tutti. Il voto complessivo è 7+. Invece Capricornini della seconda decade come andranno? È un anno contraddittorio, perché da un lato un po' sì, un po' no, l'intermittenza come le luci di Natale, come le luci della barzelletta dei carabinieri, vedi, funzionano le luci di quelli ora davanti, sì, ora no, ora sì, ora no, ora sì, ora no, è la freccia. Allora, per i Capricorni della seconda decade c'è una situazione mista, contraddittoria, perché da un lato c'è Plutone, un sorto di pianeta, il più è un Pluto, altrimenti sarebbe Plutino, invece è Pluto, capito? Già che è tu lo dici Plutone. Plutone, esatto. Stai attento, va, che muovi il Plutone, metti a posto, hai capito? Ai bambini, anziché il lupo nero. Vedi che mo chiamo Plutone, hai capito? Allora, sì, c'è Plutone che sussurra all'orecchio del Capricornino: tu puoi tutto, tu devi andare oltre, tu ce la farai, sei forte, sei bravo, sei grintoso. Ed è un Plutone che li rende anche molto passionali sul piano erotico. Ah, hai capito, una roba spaziale, e li porta anche potrebbe portare anche a vivere relazioni iperpassionali e non scevre da qualche complicazione, anche multiple, come le personalità multiple, una relazione per ogni personalità. E quindi questo Plutone è molto bello, è molto importante, segnala un momento importante nella vita dei Capricornini della seconda decade. Il guaio, perché nella vita c'è sempre un ma, non si può avere tutto bello come io invece vorrei, la mia luna in Sagittario vorrebbe che tutto andasse bene a tutti, non mi annoierei. E diciamo il guaio è che contemporaneamente c'è la quadratura di Urano. Aia. Questa quadratura di Urano è che è come un freno, allora Plutone dice tutto, di più, e invece Urano dice questo no, e questo non ancora, e per fare questo devi faticare un po' di più. È un po' un freno in qualche momento, addirittura un blocco. Può anche indicare che c'è un problema del passato ancora irrisolto, può indicare
un inghippo da risolvere nel settore familiare casalingo, comunque costituisce un freno a questa ambizione plutonica. Il voto complessivo è comunque 7. Invece il Capricorno della terza decade, come mi va? Signora mia, il Capricorno della terza decade, devo dire che va bene, forse quello che sta meglio, perché dalla sua ha tra giugno e settembre gli ultimi fuochi del sestile di Saturno. Saturno è il pianeta del Capricorno, è il nome tutelare. Saturno ha la ragione, l'ambizione, la tenacia, i tempi lunghi. Ecco, allora, tra giugno e settembre il Capricorno della terza decade può realizzare un obiettivo ambizioso, proprio dandoci dentro con tutte le capacità saturnine. E infatti il voto? Il voto è 7,5. E quindi benvenuti nel club del 7,5. Benvenuti nel club del 7,5. È un Saturno che può anche favorire convivenze e matrimoni. Tra poco un segno che ti riguarda molto da vicino, assai, quindi voglio sapere. Mi riguarda assai, io sono circondata da Acquario, anche il figlio Acquario, l'ex compagno Acquario. Io sono Acquario, Dio probabilmente, se c'è, è Acquario. E nel suo ecumenismo, quindi a tra poco. Neanche Acquari di famiglia, guarda. Con tra l'acquario. Poco su Radio Norba e Radio Norba Television. Astrabilia, speciale oroscopo 2015.